L'uomo e la marionetta. Chi è più intelligente, la marionetta o l'uomo? Noi cercheremo di parlarne fra poco, parlando soprattutto degli scritti di Giulio Tarro, che eccone uno, che ha espresso senza remore il suo pensiero sulla situazione attuale. E questa è la realtà di Roma. No, dei quartieri alti. Dei quartieri alti, cioè di Roma Nord. E questo è Giulio Tarro. Ora, Giulio Tarro è... È stato allievo di Sabin, ricordiamo. Ma non solo, è uno dei... O meglio, di Sabin. No, non è che Sabin, Sabin. Sabin, ah, è vero. Sì, è americano. Americano, giusto. No, pensavo era francese. E... Ma dai, parla. È uno dei pochissimi scienziati medici italiani conosciuti a livello internazionale non per una singola idea geniale, ma per aver lavorato per tutta la sua vita in ambienti internazionali, che lui racconta molto bene nei suoi libri. Ecco perché è conosciuto, candidato 2 volte al premio Nobel per la medicina. I giudizi che Giulio Tarro dà di questa gente qui sono conformi a quelle che ne diamo noi. Noi però in più aggiungiamo che è in corso una operazione di lavaggio del cervello e di superdominio che si basa proprio sulle tecniche di convincimento e di terrorismo messe in pratica dalle grandi organizzazioni mediatiche che conosciamo molto bene. E per queste organizzazioni, tipo propaganda bellica, diciamo così, propaganda era roba ingenua rispetto a quello che sta succedendo. Erano i prodromi di quello che poi è stato scaturito dalle ricerche. Quelli che ci seguono sempre sanno perfettamente come la pensiamo e sanno anche perfettamente a che cosa noi ci riferiamo. Però quello che a noi interessa oggi, andiamo di là, dai, che qua la busta si sommerge. Sì, è sottolineare in maniera molto chiara come lor signori hanno avuto l'opportunità di questo virus, che è un virus come gli altri. È insignificante. No, non è insignificante, io l'ho provato. Vabbè, ma di una virulenza molto blanda. Sì. Quando prende bene. Esatto, e si diffonde con grande lentezza. Però loro ovviamente vivevano in un momento di crisi di credibilità e hanno preso la palla al balzo, imparando sempre dal Sacrosoglio, il quale negli ultimi 500 andiamo avanti che questa cosa la affrontiamo dopo. 500 anni ha, proprio perché era in crisi di credibilità, ha torturato, ucciso e bruciato i vivi chiunque la pensasse in maniera differente. Basta, ok, a frappè. Questo libro è stato pubblicato qualche annetto fa, è un libro di un noto personaggio che non è certo una persona contestatrice del sistema nel quale viviamo. Ah, perfettamente integrata in tutti i sensi. Esatto. E tuttavia... Non può smentire alcune cose così palesi. Esattamente, e leggiamo quello che ci scrive nella presentazione del libro. La biologia mostra infatti oggi che la parola e il farmaco hanno un'azione sostanzialmente simile nel cervello. Certo. Entrambi inducono cambiamenti biochimici e molecolari, le endorfine, ricordiamo, nell'organizzazione cerebrale. Ciò che i ricercatori stanno scoprendo attraverso lo studio degli acidi nucleici e delle proteine è che l'immagine dell'uomo sta cambiando dimensione. Come in certi quadri, grattando il dipinto in superficie... Come aveva ben previsto, per esempio, Arthur Koestler. Esattamente. Che aveva detto che il cervello era una, soverchieria di continue... ma le involuzioni proprio delle cellule neuronali neuronali e sono
sovrapposte gradualmente durante l'evoluzione da anfibi, rettili, esattamente, e quindi il cervello deve tener conto nella sua azione anche delle cose più ancestrali, ed sì, ecco perché nel momento di maggiore pericolo si attivano le cellule della sopravvivenza, che sono le più primordiali. Esatto, da qui appunto la definizione di rettiliano, che si attaglia perfettamente a chi crede alle cazzate che Giuseppe Conte dice sistematicamente tutti i giorni, manco fosse il Papa. Fra poco, visto che è una creatura loro, il personaggio vestito peraltro di bianco, cioè bianco vestito, magari con un succotto in testa, come si merita, una chepi, apparirà nelle terrazzature del San Pietro a fare il predicozzo ai rettiliani. Come in certi quadri, grattando il dipinto in superficie si finisce per scoprire l'originale, così il ritratto dell'uomo che esce da queste ricerche è assai diverso da quello convenzionale. Ricordiamoci che questo libro è stato stampato nel 1981. È un'immagine nuova e sconcertante che dobbiamo deciderci a guardare con realismo e consapevolezza se vogliamo evitare contraddizioni mortali. Stiamo infatti attraversando un periodo unico nella storia dell'evoluzione della vita sulla Terra. Per la prima volta degli esseri viventi, gli uomini non subiscono più passivamente le leggi naturali, ma dispongono dell'intelligenza e della tecnologia per modificare radicalmente certi equilibri ambientali. È il momento più, ed è questa una delle ragioni per cui questi signori, i signori che credono di poter gestire il potere manipolando le coscienze e spaventando le popolazioni, hanno ritenuto opportuno di intervenire proprio in questo momento per dare una bella agitata, esatto, al sistema, una rimescolata, e spaventare le popolazioni, perché il sistema più idoneo per dominare i popoli è lo spavento, l'orrore, la paura. Una volta c'era la paura dell'aldilà, che veniva dell'ignoto, comunque dell'aldilà, del dopomorto, che veniva sedata attraverso soldi somministrati al clero cattolico, il quale, ben inteso, di quei soldi non ci faceva niente. Anzi, opere di bene, oserei dire. Oggi invece, che all'aldilà ci crede più nessuno, sono passati svariati millenni, prima che si arrivaste a questo livello. Beh, ricordiamoci che gli sciamani sicuramente sono partiti attorno all'ultima glaciazione, non alla piccola glaciazione, ma all'ultima, che è attorno al 22.000-23.000 esatto, a.C. Gli sciamani, forse 24.000. che rappresentano delle forme di femminilità, tant'è vero che lo sciamano si veste da femmina. Beh, in genere erano le femmine inizialmente, sì, perché erano a conoscenza dell'arte del parto. Esattamente. Sapevano far partorire le donne, creavano la vita. E gestivano anche il sogno. E il maestro. E il maestro, il sogno, il maestro ha sempre avuto un'importanza legata anche ai ritmi lunari, quindi sono tutte, certo, cose importanti. All'invenzione del tempo, della misurazione del tempo. D'altronde il mestruo, comunque sia, è importante e significativo anche oggi, ricordiamocelo bene, oggi in cui certe forme abnormi di evoluzione pretenderebbero di toglierlo come prerogativa alle femmine e metterlo agli uomini, e chiamano femministe le antifemmine, tra l'altro. Leggetevi, cari amici, il pensiero. Siamo in un'allucinazione collettiva. Certo, ormai. Leggetevi il pensiero di Carl Gustav Jung in relazione a queste cose. Stiamo infatti attraversando un periodo unico. È il momento più difficile e pericoloso del passaggio dall'animale all'uomo, poiché i grandi cambiamenti ai quali stiamo assistendo rischiano di compiersi sotto la spinta degli antichi istinti. Non che rischiano, è la realtà, quello che riesce, che emerge sempre, è l'antico istinto, è l'animo primordiale. Lo dicevo poco fa.
appunto, e non sotto il controllo di quella parte razionale del cervello che ha saputo creare la tecnologia, che resta sempre la logica, una minima prima che la tecnologia, che resta sempre una minima parte della funzione del cervello, ricordiamoci il bene. Certo, la logica. Il problema non è soltanto quello della logica, poi la scienza e poi quindi la tecnologia. Esatto, ma rappresentano una minima parte della funzionalità del cervello. Il problema non è soltanto quello dell'inquinamento o del sovraffollamento del pianeta, si tratta di un problema più vasto che investe tutti gli aspetti della vita, politici, morali, religiosi e sociali. È da questa presa d'atto che è partita ed è si è mossa l'operazione del virus, perché oggi il virus, che era stato preso in nonchalance dalle epidemie precedenti, è stato vissuto da coloro che gestiscono intenzionalmente, globale, globalizzante, e si sono trasformati in apprendisti stregoni, per, non c'è termine migliore, perché sono stati denunciati dalle poche persone che hanno la cultura sufficiente e l'onestà intellettuale politica sufficiente. Primi fra tutti noi. Sì. Un po' di nostro sì. Autocompiacimento. Esattamente. Noi l'abbiamo fatto il 25 febbraio. Sì. Quando ancora nessuno aveva minimamente messo in dubbio la veridicità di quanto affermava la struttura governativa in tutte le varie forme. Esatto, prima che poi gli elementi di potere, i vari istituti che conosciamo molto bene, nati, cresciuti per il lavaggio dei cervelli e il controllo delle anime, per questi istituti entrassero in funzione vedendo in questo virus lo strumento ideale che prima non avevano preso in considerazione. Questa è la cosa importante. I vari SARS, le varie cose, noi abbiamo noi per pregressa esperienza e per pregressa per lunga e dolorosa pregressa esperienza che abbiamo operato veramente a lungo, per tantissimi anni compresi, oltre a tutto il resto. E per pregresse esperienze in vivo abbiamo avuto la capacità, la possibilità di esaminare tutte le varie operazioni che attraverso i media erano state messe in gioco dai loro signori negli ultimi tentativi di creare il panico relativamente a tante altre presunte congiunture sanitarie. Sappiamo tutto, abbiamo documentato tutto, abbiamo tutti i libri. In un certo senso Tarro, che è un uomo che è stato sempre nel pieno della questione e ha vissuto i momenti che contano, in questi suoi due libri Tarro racconta esattamente la situazione per quella che è. Mi fa piacere, perché la nostra esperienza, e i nostri amici lo sanno, la nostra esperienza in questo settore è stata molto importante, l'ho già detto tante volte. Tu hai vissuto l'origine e le lotte scaturenti da questa origine della deformazione semantica e mercantilistica della operazione di gestione dei farmaci dalla grande industria farmaceutica. Esattamente, io ho partecipato ad un paio di gruppi molto critici che facevano riferimento all'Istituto Superiore di Sanità e che studiavano le tecniche di persuasione messe in gioco da loro signori, intendo dire dalle multinazionali del farmaco, per imporre il terrore su questi ricorrenti virus. Noi tra l'altro avevamo a disposizione l'elenco di tutti gli articoli che i media avevano pubblicato su suggestione e suggerimento delle multinazionali, e che era interessantissimo vedere come moltissimi casi fossero stati inventati ex novo, esclusivamente come quello della mucca pazza, che in Italia ha fatto una vittima conclamata, dichiarata, che forse neppure quella era. Qui ci abbiamo documentato tutto, vedete, questo è un altro libro di Giulio Tarro di cui consiglio la lettura,
dove si vede chiaramente il disegno di copertina, la abbruciatura di coloro che non ci stavano al regime di terrore e al potere assoluto del Sacro Soglio. Eccoli qua, non a caso messi proprio come disegno di copertina. Alla stessa stregua mi viene in mente che c'è un virus, un verme assolutamente letale che si insedia all'interno, buca la calotta cranica attraverso il midollo spinale, si insedia nel cervello, e in Giappone ci muoiono più o meno una decina di persone l'anno. Sì. In Giappone e nei paesi asiatici dove mangiano, alcuni tipi attraverso, come si chiama la cucina quella del pesce crudo? Sì. Come si chiama la cucina del crudismo? No, c'è un nome, adesso nascono questi ristoranti dove si va a mangiare il pesce crudo, come si chiama? Vabbè, non mi viene la parola. Vanno per la maggiore, e ci sono dei pesci che appunto i giapponesi in particolare mangiano crudi, che all'interno contengono le larve di questi vermi che si sviluppano all'interno della sinusite dorsale e poi si insediano al cervello e si mangiano il cervello. Ma tu pensi... Allora, sarà una cosa grave questa cosa qua o no? Questa è una piccola... Anche perché mentre prima c'erano solo alcuni popoli asiatici che mangiavano il pesce crudo, oramai è una diffusione... Esattamente. Oramai... Ma mangiavano il pesce crudo semplicemente perché incapaci di accendere il fuoco, No, ma no, perché non c'hanno altro tipo di proteine. Oltretutto. In Giappone ne esiste pochissima carne di qualunque tipo, quindi l'unica possibilità è andare a cacciare il pesce in giro per il mondo con le navi baleniere e o questo è la ragione per cui... e venga a rompere cazzo pure qui nel Mediterraneo, fra l'altro facendo strage di pesci che noi facciamo la, come si dice, lo sciopero, la chiusura temporanea per la ripopolamento, arrivano i giapponesi e ci rubano il pesce. E questa è la ragione per cui non è possibile mai a livello internazionale, degli accordi internazionali... La legge del mare è fatta che diciamo, presuppone il potere. Chi ha il potere delle cannoniere fa e comanda, gli altri no. Beh, qui in questo caso non è proprio così, perché i giapponesi, che si nutrono con molto piacere della carne di balena, hanno pagato i governi delle piccole isole, che partecipano comunque anche loro nello stabilire le politiche della pesca, certo, delle quote. A ciò che sostenessero la linea del Giappone che consente la caccia alla balena, se no non sarebbe avvenuta. Certo, certo. Qui ci sono tutte cose importanti, io adesso faccio vedere. Ma non mi ricordo come cazzo si chiama quella modalità di alimentazione attraverso il cibo del pesce crudo. Siccome noi non abbiamo questo tipo di cervello, lo facciamo vedere qui, spero che gli amici lo vedano. Aspetta che lo avvicino. Dove cavolo sta? Vai. Il nostro cervello non è al guinzaglio di Giuseppe Conte, capiti? Qua a sua volta ce l'ha al guinzaglio di Nazareth e del Sacro Soglio. Non a caso si sono autonomati Nazareth, perché dice: ma noi veniamo prima del Sacro Soglio, certo. Contano più. Vogliono contare più loro, quei cardinalacci di Nazareth, del Sacro Soglio, tra l'altro tutti vestiti di nero. È una coabitazione sempre più pericolosa, perché c'è il rischio che sia il coccodrillo a prendere decisioni che non sono più di sua competenza. Il coccodrillo, in assenza di Crocodile Rock. Crocodile Rock. Crocodile Dundee, sì. Quello che uccideva i crocodilli con le mani, con le mani. La biologia sta smontando oggi tutti i meccanismi della vita e comincia a portare le prime risposte ad antiche domande.
chi è l'uomo, da dove viene, perché un essere pensante, che cosa significa la morte. Bene, noi aspettiamo la risposta alla biologia e non aspettiamo la risposta dal Sacrosoglio. Chiaro? Chiaro, Francesco? Essa ci rivela che stiamo violando... Francis! Sir Francis! Essa ci rivela che stiamo... Sir Francis? Sì. The first. No, Sir Francis Black. Bacon. E anche l'altro? Beh, quello è il più importante. L'altro il corsaro. Ah, beh, Morgan. Morgan, non Francis, Morgan, sbagliavo. Essa ci rivela che stiamo violando in modo sempre più massiccio certe leggi fondamentali dell'evoluzione che hanno regolato finora tutta la vita sulla Terra. I problemi ecologici attuali sono soltanto un primo sintomo di ciò che ci minaccia. In realtà il vero problema ecologico è quello di sapersi adattare mentalmente a una situazione completamente nuova nella storia del nostro pianeta. Ma lui nell'81 non immaginava minimamente, certo, quale adattamento avremmo dovuto fare e dovremmo, esatto, fare noi nel futuro. Esattamente, questo è Piero Angela. Convivere con un'altra specie senziente. Che ha avuto, ha raggiunto i suoi 92-93 anni. E qui abbiamo il libro di Giulio Tarro, di cui vorrei leggere una frasetta. Il male oscuro. Mi ha sempre appassionato la storia del... Era il titolo di un libro, Il male oscuro. Sì. E chi era? Non mi ricordo più. Era Il male oscuro? Moravia, era... No. Sciascia, mi pare. Ah, sì. O una roba di questo genere. Sì, può essere. Mi ha sempre appassionato la storia del mio conterraneo collega, il protomedico Giovanni Filippo Ingrassia, che affrontò l'epidemia di peste 1575-76 di Palermo, contenendone gli effetti. 3.000 morti, ben poca cosa rispetto ai 18.000 di Milano, ai 30.000 di Genova. Anni prima aveva già dato prova di sé identificando nelle terre paludose alimentate dal fiume Papireto che circondavano la città di Palermo, che si chiamava Papireto forse per i papiri, è naturale, la causa della malaria, e poi soprattutto nelle piante di papiro si annidera un'ira di roba, o soprattutto l'anofa. Ovviamente senza sapere nulla, data l'epoca, il plasmodium malariae e di come questo veniva trasmesso dalle zanzare. Certo. Ma riflettendo su come questa infezione si diffondeva tra la popolazione, purtroppo per lui non vedi i risultati delle sue intuizioni. Solo nel 1591, 11 anni dopo la sua morte, il pretore Salazar fece incanalare il fiume Papireto, determinando la scomparsa della malaria da Palermo. Ben altre soddisfazioni dovette dargli il suo intervento contro la peste, che riuscì a contenere grazie al suo eccezionale spirito d'osservazione. Le sue attenzioni si concentrarono quindi su un carico di tappeti, verosimilmente infestati di pulci, provenienti dall'Africa tramite l'imbarcazione La Galeotta. Fu la Galeotta. Tramite l'imbarcazione, come si chiamano queste attuali imbarcazioni? Vedete che il discorso porta è sempre ricorrente. Porta container, esatto, di immigrati. È sempre ricorrente. Ingrassia scoprì che i luoghi dove venivano smistati questi tappeti erano focolai di infezione. Impose quindi una assolutamente innovativa. C'è il sindaco di Lampedusa che ha decretato lo stato d'emergenza sanitario, igienico, eccetera. Sì, scusate un minuto. Lascialo tribolare, che ti frega? No. E chiami dopo, dai. Altieri. Ah. Pensavo che era mio amore. Allora. L'isolamento dei malati, l'embargo di merci provenienti da paesi sospetti e l'isolamento dei malati. Ricordiamoci che a Palermo, da Palermo è partita l'epidemia del 1348, che giungeva anche quello dall'Oriente. Sì.
Sì. Dalla Mongolia probabilmente. Esatto. Lascia perdere. Da Panormo. Panormum. Allora, e così a Palermo l'epidemia di peste 1575-76 uccise solo, sottolineato, solo 3.000 persone, ben poca cosa rispetto ai 18.000 di Milano e ai 30.000 di Genova. Il provvedimento di Ingrassia segnò la nascita della moderna sanità pubblica e quindi l'epidemiologia, una disciplina che sembrò assolutamente dimenticata a Napoli nel 1978, e me lo ricordo quando benissimo, arrivò l'epidemia del colera, quando la città fu colpita dal cosiddetto male oscuro. Nell'estate di quell'anno cominciarono ad apparire sui giornali notizie di una impennata delle morti tra i bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Santo Bono per encefalite. A portare ulteriormente fuori strada da una corretta diagnosi fu la circostanza che i bambini, spesso giunti in coma all'ospedale, venivano affidati non già al pediatra ma direttamente al rianimatore, il quale concentrava le sue attenzioni sulla mancanza di ossigeno al cervello. Il sospetto che le morti potessero essere determinate da una serie di vaccinazioni, negli ultimi mesi c'erano state 5 morti addebitate a vaccinazioni contro la difterite e il tetano, la scarsa collaborazione tra l'ospedale Santo Bono e l'ospedale Cotugno, preposto a fronteggiare emergenze infettive e quindi dotato di laboratori di analisi certamente più efficienti di quelli di altri ospedali, e soprattutto la scelta dell'ospedale Santo Bono di conservare i campioni istologici dei bambini deceduti in frigorifero, con la conseguente morte del virus respiratorio sincitiale VRS, responsabile, come si accerterà in seguito, della bronchiolite e quindi della morte conseguente al coma. C'era poi l'incomprensibilità delle cartelle cliniche redatte in modo approssimato, che rendeva impossibile comprendere cosa fosse successo al bambino nelle prime ore del manifestarsi del male. Ma non siamo nel Medioevo, amici, siamo nel 1978, io me lo ricordo benissimo. 40 anni fa. In molti casi non veniva riportato nemmeno il peso del neonato. Così come oggi, quando ti riportano i dati dei morti, non ti dicono di che cosa sono morti. Assolutamente. Che è un reato assoluto. Ma è intenzionale, mentre lì era, sì, era ignoranza. Esatto. Qua è intenzionale. Pressapochismo. Eventuali manovre terapeutiche messe in atto come l'intubamento, una manovra assolutamente sconsigliata in lattanti con bronchioliti, e alcuni valori del sangue arterioso. Qui si fanno le cose per il piacere di farle. A peggiorare le cose è la mancanza al Santo Bono di alloggiamenti saturi di ossigeno umido, l'uso spesso in dosi elevate di farmaci come il cortisone e il ricorso a flebo, che verosimilmente in alcuni casi determinarono emorragia cerebrale. Vedete cosa vuol dire essere un grande medico? Vuol dire avere sott'occhio non solo tutte le cose che devono essere sott'occhio a uno che deve fare una diagnosi, ma conoscere anche la storia del passato, gli errori del passato. Si aggiunga a questo, quando l'epidemia di male oscuro meritò l'onore delle cronache, il riversarsi al Santo Bono dei piccoli pazienti con sintomatologia respiratoria grave ricoverati in altre strutture sanitarie della Campania, e si capirà perché un'epidemia di bronchiolite non molto più grave di quelle che periodicamente investivano la Campania si trasformò in un male oscuro che gettò nel panico decine di migliaia di persone che ovviamente ignoravano che al Santo Bono in quel periodo si concentravano le morti che fino allora avvenivano nel resto della Campania.
Anche questo è un punto essenziale che fa parte del terrorismo che in questi giorni è calcolato, misurato e voluto. Ma il vero motivo dell'emergenza male oscuro, oltre alle pessime condizioni igienico-sanitarie nelle quali versava Napoli, con innumerevoli abitanti stipati in bassi freddi umidi, furono le baronie che infestavano e investono il sistema sanitario e che videro nel mare oscuro un'ennesima occasione per battere cassa, anche se le costose strutture che già dirigevano avrebbero potuto funzionare enormemente meglio se solo avessero avuto un management più accorto. Chiaro? E con questo, nel ricordare questa cosa importantissima, è qui che ne dicano i Ferrugina, i pronubi, no, come si chiamano quelli che fanno da intermediari con le femmine d'affari, vabbè, ho capito, vabbè. Che ne dicono i pronubi, non è pronubi, delle multinazionali, il chinino, che è quello che mi ha curato, vabbè, Mezzani, insomma, ecco. Ecco, che è quello che mi ha curato, è ancora validissimo, chiaro? Come dimostrano l'utilizzazione che viene comunque fatta non solo per gli ammalati di questo strano virus, ma anche per tanti altri ammalati, con il che io in questo momento chiudo la mia rassegna e rinvio il tutto ai nostri amici per i prossimi giorni. Sì, non so, vogliamo dire qualche altra cosa, un altro argomento o no? No, basta. Mi vabbè. Basta e avanza quello che è stato detto. Sì, ok, allora rimandiamo. Perché c'è l'alleanza costante tra chi propone qualcosa per lavare il cervello e le baronie che arrivano e vogliono avere il primo piano, le prime donne, appunto. Sì, vogliono avere i primi piani, si vogliono mettere sul palcoscenico e per fare questo confermano le balle che hanno inventato coloro che manipolano l'opinione pubblica. Sì, non affronto altri temi che avrei avuto affrontare, che ho una fame che svengo. Esatto. E quindi non ho energia sufficiente. Non svenire tra le mie braccia. Per carità. Ecco. Sei Ivan Dosiri forse. Ecco. Da giovane però. Da molto giovane. Sì, comunque da vecchia è rimasta una donna affascinante. Sì, però dico incredibile che una che veramente non avrebbe oggi nessuna considerazione. Sì. All'epoca era considerata una grande pin-up. Sì, ma lo era comunque, psicologicamente e mentalmente. Sì. Era una donna eccezionale. Sì, si sapeva far valere psicologicamente. Sì. Era affascinante psicologicamente, che significa come qualche bellezza, importante come bellezza, no, reale, assolutamente in realtà no. Assolutamente no, che significa scrivere quanto sia importante il fascino personale. E invece Brigitte Bardot era proprio buona, non dovete dire una, no? Esatto. Come Marilyn Monroe, esattamente. Gina Lollobrigida più che Sofia Loren, esattamente. E altre adesso non so chi vuoi, più o meno alla mano. No, mi ricordo che c'era una che faceva i film di Ercole, che c'era due tettone così, una biondona famosa, americana. Non l'ho c'era presente. Due tettone che arrivavano. Ah sì, quella che è morta nell'incidente stradale. Un quarto d'ora prima di lei arrivavano le tette. Sì, ho capito chi è. Non mi viene in mente, è stata un'attrice famosa. E quindi quella con era Steve Reeves. Esatto, e faceva i film con Steve Reeves. Sì. Vabbè, allora abbiamo detto tutto, so long. A presto. Così.